Questa giornata così strana e particolare, vorrei riprendere quel filo rosso del murale di Casa Memoria. In quel murale, oltre a Peppino e a sua madre Felicia, vengono ricordati Fanny Vitale, che era mia moglie e che faceva parte del gruppo delle femministe del Circolo Musica e Cultura. Poi c'è Guido Orlando che era fotografo, poi c'era Vito Lodduca che era un muratore e che c'era stato un periodo che era sempre con Peppino, era l'ombra di Peppino. E poi Agostino Vitale che era quello che ha fatto l'idea socialista assieme a Peppino. Oltre a queste persone vorrei ricordare altri compagni che sono scomparsi nel frattempo, negli ultimi anni. Mimì Di Maggio, Giuseppe Ruffino, Gino Scasso, che era di Partenico ma sempre frequentava moltissimo il nostro gruppo. E poi ultimamente ci ha lasciato Gaetano Randazzo. Vorrei pure ricordare qui Giuseppe Casarrubia, storico. Se non conoscete i suoi libri, andateli a cercare, che vale la pena. Ha scritto una trilogia su Portella delle Ginestre ed anche altri libri. Di lui vorrei ricordare il suo interesse per la storia di Peppino quando preside nella scuola di Cinisi, chiese provveditorato, alla prefettura, chiese di intestare l'aula magna della scuola media a Peppino. E in quell'occasione chiese a me di attaccare al muro dell'Aula Magna quel quadro dove c'è Peppino assieme ai compagni. E ricordo che la domanda fu fatta nel 95 e la risposta positiva arrivò 9 anni dopo, praticamente a conclusione del processo in cui veniva condannato Gaetano Badalamenti. In questa giornata così strana e particolare ci mancano le grida, i colori del corteo, ma ci rifaremo. Presto torneremo a riabbracciarci, a incontrarci e presto torneremo anche a sorriderci. Ciao a tutti.